puntata al vetriolo tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Durante la puntata di lunedì 28 novembre si accendono gli animi tra le due opinioniste del Grande Fratello Bip in evidente conflitto, questa volta l'argomento di discussione è il trattamento riservato ad Oriana. GF Bip. Vilma Goic Shock, Daniele Dal Moro mi desidera. Ha 45 anni meno di me? Chi se ne frega, Bruganelli umilia Oriana. Serata difficile per Oriana dopo che con Antonino le cose non funzionano più come prima e soprattutto dopo aver ascoltato quello che pensa di lei l'ex di Belen. Antonino ha incontrato lunedì sera Ginevra e la chimica tra i due sembra essersi riaccesa. Con Ginevra ho avuto un trasporto mentale che non ho avuto con nessuna, questo trasporto c'è ancora. Io e Ginevra non ci siamo mai sfiorati con un dito e in un futuro vorrei un rapporto del genere. Parole che feriscono Oriana che crolla e piange durante la diretta della 19ª puntata. Lacrime che però non vengono apprezzate dallo studio che anzi sembra divertirsi a prenderla in giro e a giocare sulle sue debolezze. La Bruganelli in particolare ci va giù dura. Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante. Come donna non vali niente, risponde Oriana, non ti voglio neanche sentire. Se solo potessi pensare ti sentiresti male amore, l'affonda la Bruganelli. La risposta di Giulia Salemi. Solo Giulia Salemi si espone e difende Oriana, voglio fare una carezza ad Oriana perché vedere una donna trattata così è incommentabile. Chi sta facendo brutta figura non sei tu. Forza, sei una regina da reality, Sonia Bruganelli non ci sta, no Giulia io non ci sto, tu leggi con l'ipaddino e dici le cose che senti che piacciono. Oriana in lacrime, Antonino se la ride.